Entro la fine dell'anno nell'agro nocerino sarnese sarà attivo il servizio di radioterapia oncologica con acceleratore lineare, servizio sospeso 2 anni fa. Lo ha assicurato il direttore generale dell'ASL Salerno, Antonio Squillante, nel corso dell'audizione che si è tenuta ieri sera a Napoli, regione, davanti alla Commissione Consiliare Sanità. L'incontro, a cui hanno partecipato le diverse associazioni della città che stanno portando avanti questa battaglia, era stato sollecitato dal consigliere regionale Alberico Gambino. Si stanno facendo vari accertamenti ovvi, dovuti e naturali e mi auguro che nell'arco di un mesetto e mezzo massimo, se tutto andrà come io mi auguro, spero e sono convinto, si aprirà tutto. Io ho avuto una segnalazione da parte di associazioni presenti sul territorio e quindi mi sono immediatamente mosso per un'audizione in regione. Ci siamo, diciamo, chiariti rispetto a determinate situazioni, il manager è stato molto chiaro, io sarò vigile affinché si possa in tempi molto brevi riaprire servizio di radioterapia qui nell'agro nocerino sarnese dove ve ne è assolutamente bisogno, fermo restante che si sta lavorando anche per acquistare e ubicare qui nel presso ospedaliero di Pagani un acceleratore di ultima generazione in modo tale da risolvere completamente nella zona nord della provincia di Salerno questo annoso problema.